Ed eccoci qui anche di domenica, ragazzi, anche di domenica. Buongiorno e ben trovati a tutti. Anche a chi sta guardando questo video su YouTube, invito loro, come sempre, a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta per Impara in Puzzle tutti i martedì e tutti i giovedì dalle ore 19 alle ore 21 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13, ragazzi, quindi venite, venite, venite. Inoltre siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21. Se non volete perdervi niente, abbiamo un canale Telegram chiocciola Antihack TV dove mettiamo tutto quello che succede in questo canale. Quindi, ragazzi, venite, venite, venite. Buongiorno e buona domenica Scagnozzone. Buongiorno e buona domenica Fudo. Buongiorno e buona domenica Tris. Ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sì, finalmente oggi si riposa e si può seguire la live. In realtà ora ho finito di stendere i panni, ragazzi. Proprio brutta cosa. Brutte cose succedono, brutte cose, mamma mia, brutte cose. Pure la domenica. Siamo stava che è meglio. Siamo stati che è meglio. Sta andando per le lunghe, sta andando per le lunghe. Dai, un colpo a caso dovrebbe morire. Ecco qua. Sta diventando difficile per l'automatica, eh. Sta diventando difficile. Vabbè, apriamoci qua. Non c'è niente di che. Nulla più totale. Capito che mi mancano quelli stregoni, ma no, non comprerò mai queste cose qui. Non è che mi dai tutti gli emblemi stregone perché sai che mi mancano. Ok, siamo pieni qua. Allora, questo l'abbiamo finito. Ah, per la cronaca, per chi non è in Enigma, ragazzi, Treville lo è il primo mio primo eroe che ho spezzato. Primo e unico eroe al momento che ho spezzato. E inoltre è il primo e unico eroe che ho emblemato seguendo la strada difesa salute. Voglio un po' testare come va. Oggi l'ho provato al titano giallo e fatto sfracelli. Quindi, boh, vediamo. Cerco di farlo resistere il più possibile e vediamo un po' come si evolve la situazione, come si evolve la situazione. Allora, non so se fare queste tre chiamate, ma dubito. Anche perché io cerco questo, ma non so. Forse me ne conservo ancora un po'. Mi faccio di più insieme. Anche perché lo potrei fare un'altra con le gemme, ma dopo avremo anche il circo questo mese, quindi non so, non so, assolutamente non so. Per ora le tengo, poi vediamo. Anche perché la torre non ho fatto praticamente nulla. Mi sa che ce la facciamo ancora a 25. Non ho avuto proprio tempo in questi giorni. Quindi vediamo se la pubblicità funziona. Funziona la pubblicità, dai. Sì,
Vogliamo le chiamare, ti portiamo fortuna. Mica tanto, mica tanto. Visto i due sargasso che mi sono beccato l'ultima volta. Ciao Argor, buongiorno e buona domenica anche a te. Allora, io c'ho da aprire l'accademia, che aprirò solamente, che non l'ho ancora aperta, e però la metterò giovedì, sì, giovedì. Come sempre, così facciamo le chiamate tutto il giovedì. Non sono deciso se giovedì o martedì, ma no, forse è meglio il giovedì. Raccogliamo le truppe. Mettiamo un po' di cose qua dentro, vabbè, queste le prendiamo, raccogli, raccogli, raccogli. No, 2 giorni sono andato troppo, infatti non mi fa consumare anche trasforma. Un giorno e 12 ore bastano e avanzano. Allora dobbiamo mettere a fare un po' di drappi. Diciamo questi ne abbiamo un po' di più. E andiamoci ad aprire questo, vediamo che ci dà. Il nulla. Allora, questi sono 2200, questi sono 600, quindi prendiamo questi paladino, via. Davvero che sto pensando a chi alzare, giustamente. Non mi sono soffermato su quello. Chi dovevo alzare? La seconda fura per il momento no. Mist. Ah, questo è vero. Stavo alzando l'amico uccello. L'amico uccello. Non ce l'abbiamo altri 10. Quindi nada per il momento, nada. Ok ragazzi, apriamo il campo. Vediamo che ci dà. Misarnia. Ma pure senza costume. Cioè, ma pure senza costume. E non lo so, dammelo almeno il costume. Dammelo. Almeno il costume, dico io. Vabbè, la rimetto come già vi ho detto giovedì. Sembra non ci sia niente di nuovo, però. Facciamo uno screen. No, facciamo screen la prossima volta, così siamo più aggiornati al massimo. Allora, quello che volevo fare sono, prima cosa, ste prove. Ci andiamo di mono. Ci andiamo di mono. Qualche arma per nel caso di necessità. Ah, non c'ho attacchi dragoni, ho finito tutti. Ah no, eccoli. Togliamo questo e mettiamoci questo. Questo è ancora 23, quindi mettiamolo qua, 11. Siamo? Andiamo? Andiamo? O l'avete già fatto?
Non ditemi sì che già l'avete fatta sta impresa che è uscita mezz'ora fa. Giù di lì. Che non è normale. Ecco Argor, vedi, una persona seria. No. Giustamente. Giustamente. Mi manca l'ultimo, sì, vabbè, manca pure a me l'ultimo perché i primi due li faccio in automatico. Ma solo per... eccolo lì. Scagnozzone, sì. Ma sì, cosa? Sì, cosa? Non scappano da qui. Non scappano da qui. Mi inizio a preoccupare, sì. Dovresti. Io ho fatto giusto il primo step, poi sono troppo debole. Purtroppo quando si è piccoli è difficile avere gli eroi di quella determinata classe. Poi mi sembra che il limite per fare l'ultimo è livello 30. Che c'è un limite pure col per fare l'evento, cioè per sì, per farla proprio, per farlo proprio l'ultimo step. Assicuriamo perché così almeno lo ricarico di nuovo a Melendor tanto. Qua non posso fare niente. Ciao. Allora, questo lo mettiamo qua. Questo e questo ci diamo a questo. Ah, era morto già solo con Lianna. Ok. Questo qua, diciamo questo qua, questo devo ricaricare, ok, a posto. E mo la vediamo, ancora non l'ho messa. Ciao Lilly, buona domenica anche a te. Come stai? Tutto bene? Ok, a posto. A posto anche tu. Anche tu. Comandante, è evidente che sei tutt'uno con la natura. Buon viaggio. Sono tutt'uno con la natura, mi sta dicendo. Mi sta dicendo. Sono un professionista della natura. Ok. Che stiamo qua? 175 su 182, ce la possiamo fare. Io direi di fare un attimo. Ah, ottieni esperienza 5 eroi. Vabbè, poi me li faccio con calma, dai.
Voglio fare un po' di datore della magia. Tanto, andiamo avanti, facciamo altri 10. Non arriviamo manco alla fine, giusto? Stasera un grande Napoli-Milan. Non lo so, non lo so. È più una partita da 0-0, guarda. Viola, Rossi. No, meglio Viola, va. Abbiamo pure questo, però questo qua è debole. Vabbè, andiamo di Viola, dai. Sì, penso di sì, saranno tutte e due preoccupate perché comunque l'Inter ha vinto, quindi tutte e due avranno più paura di perdere, più che di voglia di vincere. Ci portiamo Iron o Rijkaard? Portiamoci Rijkaard, no? Andiamo così, vediamo che succede. Buona domenica, Drago Blu. Anche a te. Andiamo di viola, va così. E da Drago diventa Grago. Grande Argor. Sempre se riesco a superarlo questo, mi sa che non lo riesco a superare anche questo. Cioè non riesco a superare questo. E vabbè. È impossibile da superare. Almeno con questi eroi è impossibile da superare. Allora, qua non posso fare niente. Niente, non sono riuscito ad avvicinare quello. Ma sì, dai, arrivo io dall'altra parte. In che senso? Che altra parte? Ah, quello difficile. Ma sì, no, ma io non ho fatto proprio. Non l'ho proprio fatto. Quello il discorso. In questi già. Purtroppo a me di questa delle torri in generale. Non mi piace proprio questo, che sei costretto a fare in quel determinato momento, quel determinato giorno, magari becchi un giorno che non c'hai proprio tempo per farlo. Poi tra l'altro sono lunghe, potrei capire se fossero brevi, dice vabbè sono brevi, c'ho 5 minuti per farlo, invece no. Cioè, alcuni stadi arrivano anche a un quarto d'ora di tempo per farne uno. Una rottura di scatole. Tanta buona roba, ma manco tanto, onestamente. Sono tanto d'accordo su questo fatto. L'unica cosa potrebbero essere gli emblemi, ma non è che ne diano quantità abnormi, che dici, vabbè, da un sacco.
sbaglio. Va bene, dai. Ho finito il normale edificio, non mi ci metto. Sono uno spreco esagerato di materiale per nulla. No, ma sì, ma se dovete spendere materiali, soprattutto armi e quant'altro, cioè non conviene, onestamente. Oh, per esempio, ci ho messo comunque un bel po' per finirlo, non ho visto il tempo, ma ci ho messo veramente tanto. Ok, che sto usando eroi che comunque posso. Facciamo il prossimo, andiamo con i rossi, ma non voglio usare i rossi direttamente, quelli forti, perché magari me li conservo per sopra. Vediamo un po'. Portiamoci ferro, tanto lo stiamo usando sempre. Dove stai? Dove andiamo Scarlet. Sì, bene così, facciamo quest'altro. Ah, queste maledizioni, ah, maledizione, le maledizioni. Ciao, Ercolossus, buongiorno e buona domenica anche a te. Rischio troppo facendo questo, quindi devo per forza sparare. Quindi facciamo facciamo così, vaffanculo, dai. Si è visto, si è visto. Anch'io ho finito per la prima volta la torre normale. Ottimo. Beh, io punterei sempre su quella e basta, cioè, onestamente. Quindi, va più che bene. Cioè, metti so coso blu qua in mezzo. Io come, cioè, come lo tolgo? Cioè, posso fare un teschio qui che rimane qui e non va sopra. Cioè, ah, si è tolto pure. Andavo sempre con Serge e Trevi. E ti è andata bene che non te l'hanno maledetti. È andata molto bene. Fatto una cazzata. Ma non so come togliere questo. È stato un piacere, Scarlett, ma mi dispiace per te, ma non ho molte alternative.
Sapevo che si attivava prima del tempo questo. Ok, dato pure quest'anno, più semplice con parecchie tessere, diciamo. Ok ragazzi, ok, ah qua ci dici pure tutti gli eroi con meno del 50% di mana ricevono 50 HP ogni turno, iterazione per 10, tutti gli eroi ricevono 5% di difesa ogni turno, tutti gli eroi con meno del 50% ricevono più il 3% di mana ogni turno. Io porterei la difesa a sto punto. Un po' la difesa, vado giallo e viola. Allora, ragazzi, parliamo del torneo raid. Va, che se no non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Cavolo, mi sono dimenticato l'acqua, però. Aspettate. Ok, ci siete. Sono oggetto a battaggi, dava niente di interessante, giusto? Infatti. Ok. Qua non potevamo raggiungere niente perché mancava poco, infatti, manca troppo, no poco. È che si muove. Allora. Abbiamo preso tutto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Volevo solo ragionare se c'avevo qualcosa, qualcuno da emblemare, ma non mi soddisfa appieno nessuno. Devo alzare Sally. Non so il secondo Sally se tenerlo o meno. Per il momento lo teniamo, anche perché gialli questo fa un botto di danno quando sono in 5, però nelle guerre è molto rapido, cioè meglio nei tornei molto rapidi, potrebbe essere utile. Devo alzare sia Mist che Gretel e Fatina sicuramente pure. Diciamo un po' da alzare in realtà. Potrei alzare anche Krampus, anche se non mi convince moltissimo ora come ora. C'ho Vodnik da alzare. C'ho Tetuk da alzare. In Rossi avevo Roccamusce, sì. E poi vediamo i 5 stelle. Anche a materiale. Sì, ovviamente i viola da buttare.
Pure i verdi potrei alzare. Fogg alla fine penso che lo alzerò. Cioè, quanto prima. I gialli ne potrei alzare pure un altro. Almeno uno. Ma non mi pare di avere qualche eroe super mega galattico. Infatti, rocco una tele Drake. E poi c'è Leonidas a 370. Che rimarrà un bel po' così. Viola mi sa che alla fine alzerò un sargasso, ma giusto perché lo alzo per buttare il materiale. Praticamente, però, vabbè, po' vedremo, vedremo. Allora, lo scorso torneo raid com'è andato, ragazzi? Proprio se a me ultimamente un bel po' di botte di culo, dove sta? Attività recenti. Ecco, nel baule titano mi ha dato gettone truppa. Ah, le truppe posso fare le chiamate. Perché oltre questo, lo scorso torneo raid mi ha dato sta roba qui. Che non mi ha dato le etere 5 stelle, ma solo queste 4 stelle. Però alla fine mi ha dato le frecce, 100 emblemi e 3 gettoni truppa epica. Ma mi posso pure accontentare. Sono finito all'1% io. Però con la mia difesa era C, la mia difesa. Sono arrivato fino all'ultimo giorno a fare i raid, ne ho persi 3, mi pare. Totali. Poi ultimamente comunque il titano mi stava dando pure roba, eh. Va bene. Allora, devo fare le chiamate dei gettoni, truppa. Almeno ne ho 4, ora li facciamo un attimo. Vediamo il primo. Vabbè. La mana è buona, ok, ma ormai spero nei quelli magici. Ovviamente un 3 stelle. Ma ho parlato tutti 3 stelle ora. Altra blu. 3 stelle. Ultimo. 3 stelle, parlato, meglio non parlare, meglio non parlare. Vabbè, è andata così. Ormai voglio portare, questo è 11, e tra l'altro, mo, un'altra mana, ma non so a cosa possa servirmi, tra l'altro blu che ne ho una caterva. Voglio portare la seconda truppa di ognuno almeno a 11 e poi dedicarmi solo alle magiche. Quando e se arriveranno? E se arriveranno? A me è uscita la magica verde con 14 chiamate. È andata bene. È andata bene. Ricordo che comunque c'è solo il 5% di probabilità che esca, quindi non è proprio. Però questa mi fa alzare un botto questa viola. Almeno velocizziamo un po' questa viola. Sì. Non ci abbiamo 10, quindi aspettiamo. Questa gialla pure ne ho poche, però mi ha dato questa. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a 11, dubito fortemente. A metà arriviamo. Vabbè, usiamo. La rossa. Solo una ne posso fare, la seconda non c'ho cibo. No, ce l'ho fatta. A pelo, dai, a pelo. Ok, consuma tutto il cibo, ovviamente. Avete visto le truppe quanto cibo vi mangiano? Parlavamo di truppe di 10, a livello 10, figuratevi quello a livello 29, quanto cibo vuole. Quindi andate molta calma quando alzate le truppe, solo quelle che vi servono urgentemente. Qua abbiamo due, qua ne abbiamo uno e qua ne abbiamo uno. Ok, parliamo del torneo raid, ragazzi, tanto siamo a posto, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, chiamate non ne ho più. Eroe epico, me li conservo i gettoni per l'evento di Pasqua, quindi vi consiglio di fare lo stesso.
i gettoni eroe epico, non usateli. Usateli durante gli eventi stagionali che sono Pasqua, estate, Halloween e Natale, finora se non cambiano niente, se non aggiungono altri. Perché? Per il semplice motivo che una chiamata eroe epico così come sta, voi beccate solo eroe della prima stagione, mentre invece durante gli eventi, oltre a questi eroi della prima stagione, c'è la possibilità di beccare eroi degli eventi stessi. E quindi è molto più conveniente fare le chiamate con i gettoni eroe epico durante gli eventi. Per quanto riguarda la torre della magia, ragazzi, è inutile che vi dico cose, eroi e quant'altro. Già, dovreste, cioè, non sono cambiati praticamente nulla, a parte un po' ultimamente tipo Anastasia, Anton e così dicendo che sono cambiati un po', ma non è che sia cambiato molto in generale sul mio parere di questi eroi. Ovviamente questo è l'eroe da prendere assolutamente in questa chiamata, se non l'avete. Super potenziatore e una battuta di difesa elementale viola insieme e poi vabbè ci stanno i 5 stelle che sono tutti abbastanza interessanti se sfruttate al massimo e poi c'è lei che secondo me è devastantissima. Mi dici due consigli generici su come abbinare le truppe agli eroi? Allora, il discorso è che cosa vuoi fare tu? Che cosa hai bisogno tu, Fudo? Dobbiamo fare una diretta comunque che parlo approfonditamente delle truppe. Appena ho il tempo materiale per mettermi a studiare effettivamente tutte le varie cose, che ora sono uscite anche queste truppe magiche, quindi è abbastanza importante fare una diretta sulle truppe. Però, per il momento io ti dico una cosa, semplicemente. Quando vai a sezionare le truppe sotto l'eroe, dipende da tu cosa vuoi fare e come intendi giocare. Ci sono due modalità di gioco, chi gioca di monocolore e chi gioca, o meglio, di tessere, preferisce, o chi gioca soprattutto di speciali. E sono due cose distinte e separate. Perché sono due cose distinte e separate? Perché soprattutto con le truppe mana, non credo che sia il tuo caso, le truppe mana che cosa fanno? Oltre ad aumentare l'attacco, aumentare la difesa di queste percentuali, aumentare il bonus guarigione, c'è una cosa particolare che se mi fai cliccare è il bonus mana. Questo bonus mana che cosa fa? Dà il più 7% in questo caso di rigenerazione mana. E questo 7% di rigenerazione mana fa aumentare ovviamente la velocità con cui l'eroe si carica. Se per esempio per un medio normale hai bisogno di 10 tessere per farlo caricare, con una truppa mana a un determinato livello, o meglio con una rigenerazione di mana prestabilita, invece di partire con 10 tessere ne parte con 9. E quindi è un enorme vantaggio perché si carica con una tessera prima quell'eroe. Per quanto riguarda le speciali, ovviamente se si riesce a far velocizzare un eroe, si cerca di mettere la truppa che dà una percentuale di mana maggiore sotto l'eroe che uno vuole far velocizzare. Ovviamente si velocizzano prima i molto lenti, poi i lenti, poi i medi e poi i rapidi. I molto rapidi sono un caso a parte perché è la truppa che si velocizza, cioè l'eroe che si velocizza di più rispetto agli altri, ma perché normalmente l'eroe è molto rapido. Parte sì con 7 tessere, ma in realtà lui si carica con 6 tessere e mezzo. Ovviamente la mezza tessera non esiste in questo gioco e di conseguenza sono 4, 7 le tessere con cui parte. Però mettendoci una truppa mana a livello 11 sotto. Non ce n'ho una da 11 qua. Livello mana 11 che dà il 9% di rigenerazione mana, un molto rapido diventa. Diminuisce la tessera, invece di partire con 7 tessere, parte con 6 tessere. E questo è il primo step, livello 11 di una truppa mana. Dà il 9% e questo 9% fa velocizzare un molto rapido. Quindi in tutte le guerre in cui tutti gli eroi sono molto rapidi, una truppa livello 11 o superiore fa velocizzare l'eroe sotto cui la mettete di una tessera. Da 7 passa a 6 tessere in attacco parlo, in difesa è il doppio praticamente, considerate sempre.
quindi un molto rapido, si carica con 14 tessere normalmente, con una truppa mana sotto si carica con 12 tessere, che in realtà sono 13 le tessere con cui si carica normale, però vabbè, dettagli, non soffermiamoci su questa cosa. Questo è per quanto riguarda la velocità di mana. Poi, se non esistono, o meglio, non hai truppe mana, o meglio, truppe mana che danno, che fanno velocizzare un eroe, che raggiungono almeno lo step, per esempio, per farti capire, se in questo caso io ho una truppa mana a livello 10, per dirti, sotto Gazzella, Gazzella non viene velocizzata dalla truppa mana. Quindi di conseguenza o la metto sotto Gazzella o la metto sotto un'altra, non mi cambia assolutamente niente in questa particolare situazione. E quindi diventa come tutte le altre. Perché come tutte le altre? Perché c'è un altro fattore. Se uno gioca di tessere, quindi cerca di fare il danno maggiore con le tessere, la mia idea è sempre stata quella di mettere l'eroe con maggior, o meglio, la truppa con maggior attacco, che potete vedere 17, 17, 23, 24, 20, sotto l'eroe che ha maggior attacco, in modo tale che la percentuale sia maggiore rispetto a un altro eroe. In questo caso, per esempio, io quello che ho l'attacco maggiore dovrebbe essere Sciacallo, infatti 792, e ci ho messo la truppa che dà maggiore attacco. Che poi nel mio caso c'è anche un altro fattore perché è molto rapido, quindi di conseguenza si velocizza pure, però calcolate in linea di massima è così. Io ho sempre fatto così. Questo perché per aumentare a dismisura, o meglio, il più possibile il danno tessera che si ha a disposizione. Perché se mettessi questa truppa sotto un altro eroe che ha meno attacco, per esempio la 781-784, perderei la percentuale, perché lui mi fa il 24% su 892, mi dà un vantaggio del più 24%, e quindi matematicamente parlando è più conveniente mettere la truppa che ha maggior attacco sotto all'eroe che ha maggior attacco, se volete aumentare quella specifica cosa, che in questo caso si traduce in danno tessera. Kaifudo, sono abbastanza chiaro? Poi approfondiamo, ripeto, si deve fare una diretta in cui si parla solo ed esclusivamente delle truppe, secondo me. Parlare un po' più a fondo delle truppe, perché cambiano ormai con queste truppe nuove, cambiano un bel po' di cose con gli eroi, con la velocizzazione del mana, della rigenerazione della velocità di mana, tra i costumi, tra gli emblemi, tra le famiglie stesse, tra eroi che aumentano la rigenerazione mana, cambiano e cambiano vistosamente le cose. Ed è per questo che io preferisco, ho sempre preferito le truppe mana, e in questo caso con le truppe magiche che ti danno addirittura un più 5% in più rispetto a quelle mana, è tantissima roba, tantissima roba. Comunque, ragazzi, parliamo un po' del torneo Riot. Questa settimana abbiamo i 3 stelle, o meglio, possiamo utilizzare i 3 stelle o inferiori, e possiamo usare tutti i colori tranne il verde. Il bonus è l'attacco lampo. L'attacco lampo vuol dire che la velocità mana di ogni eroe è impostata su molto rapido. E ci colleghiamo al discorso che facciamo prima con le truppe. In questo caso, quando in questa tipologia di torneo, come nella tipologia di guerra che si fa, in cui tutti gli eroi, vi ricordo, a parte i ninja e i maghi, gli eroi magici, che non si velocizzano, non diventano molto rapidi loro, perché hanno due speciali, o tre speciali, nella fattispecie nei ninja, si caricano sì più velocemente, però rimangono sempre tre diverse volte che si deve caricare. E quindi non vengono influenzate più di tanto da questa rigenerazione di mana aumentata. A parte queste due tipologie di eroi, che ripeto sono gli eroi magici, però
della Torre della Magia, gli eroi ninja della Torre dei Ninja, tutti gli altri si trasformano in molto rapidi. E ricollegandoci al discorso di prima, molto rapido, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ci metto sotto una truppa mana livello 11 a qualunque eroe, questo qua aumenta, diminuisce o meglio il numero di tessere che impiega per partire. O se lo piazzate in difesa, il numero di tessere che deve subire in meno per poter partire, per potersi caricare. E quindi è un vantaggio abnorme avere delle truppe mana livello 11 almeno. Poi le truppe magiche è un altro discorso perché magari ora non mi ricordo con precisione quant'era il numero, ma vado un attimo a controllare delle truppe magiche che basta il 9% di rigenerazione mana. Non ce la fa per un pelo. Serve comunque a livello 11 le truppe magiche. Perché arriva a 8%. Dal livello 5 passa a 8% di rigenerazione mana. A livello 11 passa a 11% di rigenerazione mana. Quindi fino a livello 11 non cambia assolutamente niente. Però è anche vero che passando a 8 invece che 7, basta un 1% di rigenerazione mana e comunque questo effetto già si attiva con una truppa magica livello 5, però normalmente anche la truppa magica deve essere almeno livello 11 per far partire un eroe prima nella modalità molto rapida. Ok? Ovviamente gli eroi possono essere utilizzati solo i 3 stelle, quindi i rari, e le truppe non comuni, quindi le 2 stelle si possono utilizzare. E poi vabbè, non c'è l'elemento natura, quindi non ci sono i verdi in questa tipologia di torneo. In questo torneo andiamo ad analizzare, ragazzi. Come ben sapete, io vi consiglio nella stragrande maggioranza dei casi, quando non c'è un colore, in questo caso il verde, di mettere come centrali almeno tre centrali, se li avete, del colore contro cui il colore forte non c'è. In questo caso parliamo del blu, perché non essendoci il verde, nessun altro colore può fare il danno doppio, danno forte. E quindi di conseguenza sulla carta, ripeto, sulla carta, sono più resistenti gli eroi blu in questo torneo messi in difesa. Quindi andiamo ad analizzare un po' gli eroi blu che ci stanno in questo torneo, che si possono utilizzare in questo torneo, perché dovete mettere in conto sempre che c'è la modalità molto rapida, quindi è ovvio che gli eroi che hanno velocità di mana lento o molto lento abbiano un enorme vantaggio in questo torneo. Questo è indubbia come cosa. Vi consiglio di utilizzare i blu perché non essendoci i verdi, così hanno meno possibilità di essere abbattuti. Però vi ricordo che in questa modalità di guerra molto rapida i colori non sono proprio la prima scelta. Perché questo? Perché essendo tutti molto rapidi, il raid va molto veloce e quindi si cerca principalmente di caricare gli eroi e quindi di conseguenza è difficile che qualcuno vi venga di mono in questa tipologia di torneo. È molto più probabile che vi vengano di 3 più 2 o altre fattispecie di squadre. Molti andranno di multicolore per dirvi. Quindi considerate anche che il colore, ok, è da prendere in considerazione, ma fino a un certo punto. E ora vediamo anche perché questa cosa. Vedremo più avanti. Allora, vediamo un attimo gli eroi blu che si possono utilizzare in questo torneo. Ragazzi, senza ombra di dubbio ci sono i Gunner, perché Gunner è uno dei migliori eroi che si può utilizzare in questo torneo, perché nella versione base abbiamo un eroe che comunque è lento e diventa ovviamente molto rapido, ha un botto di difesa, un botto di salute,
non è proprio un botto in realtà, però è buona difesa, una buona salute, soprattutto resta un 3 stelle, e poi tutti gli alleati condividono i danni subiti per 5 turni, tutti gli alleati ricevono più 63% di difesa per 5 turni, quindi è un eroe che sostanzialmente quando parte non riuscirete più a buttarli giù, né lui né i suoi alleati. Mentre poi c'è la versione col costume che è un po' più aggressiva come eroe, perché le statistiche sono più o meno le stesse, però invece di condividere i danni tra i suoi alleati e aumentare la difesa dei suoi alleati, la versione col costume condivide i danni a tutti i nemici e tutti i nemici ricevono meno 44% di difesa, quindi di conseguenza subiscono molto più danni. Però se vi devo dare un consiglio per questo torneo, io preferisco la versione senza costume, perché è molto più rompi dell'altra. Perché dell'altra, la versione col costume, voi dovete avere eroi che comunque vi facciano danno e partano, mentre invece con Gunnar senza costume potete resistere molto, molto, molto di più. Molto di più. E quindi date il tempo agli alleati di caricarsi praticamente. Poi un altro eroe potrebbe diventare interessante in questo torneo è sicuramente dove sta che non lo vedo, Cic, perché un medio, insomma, sto Gunnar, forse vuol dire Gunnar lo devo avere. Sì, Gunnar è molto molto interessante. E soprattutto in questi tornei che diventano tutti molto rapidi, da tanto. Inoltre c'è da considerare una cosa: Gunnar col costume è un eroe che può essere sfruttato tantissimo nelle sfide. Perché col costume, come vi dicevo prima, condividendo i danni e abbassando la difesa, voi praticamente fate un botto di danno in più. Quindi nelle sfide in cui c'è bisogno di andare molto molto veloce, la miglior cosa usare Gunnar, infatti molti lo utilizzano assolutamente in quella tipologia, quindi molti l'hanno alzato esclusivamente per utilizzarlo in quelle là, in quelle sfide là. Però è anche vero che in queste tipologie di tornei che può ritornare molto molto utile è tanta roba averlo già alzato e quindi lo si sfrutta. Un altro eroe interessante per questo torneo è Cic. Perché Cic? Perché è un eroe medio che attacca tutti e fa comunque un bel po' di danno, avendo anche un danno tessera abbastanza elevato. Non è resistentissimo e ha una pecca, ossia che, come tutti gli eroi di Pasqua, l'evocatore riceve un meno 20% di attacco per 3 turni e questo effetto non può essere annullato. Quindi lui attacca, fa molto male, però poi si riduce da solo l'attacco del meno 20%. E questo potrebbe essere una pecca, se non che c'è la sinergia con questo eroe qui, Gato. E quindi io vi consiglio anche Gato, se soprattutto se utilizzate Cic, di utilizzare anche Gato. Perché? Perché Gato rende immuni ai nuovi disturbi per 3 turni se stesso e i suoi vicini. Quindi se piazzate Cic vicino a Gato, quando parte Gato, deve partire sempre prima Gato, gli dà l'immunità e quindi di conseguenza una volta che parte Cic non si autoabbassa l'attacco perché c'è l'immunità di Gato. Mentre invece se partisse prima Cic, come avete letto, l'effetto non può essere annullato. Quindi anche se vi potenziate l'attacco, anche se portate qualcuno che toglie i disturbi, Cic non viene rimosso il meno 20% di attacco. Mentre invece, sfruttando questa sinergia con Gato, o eroi simili, vi dico Gato perché essendo lo stesso colore, magari in questo torneo può essere sfruttato insieme a Cic. E non è molto resistente Gato, in realtà è combattente, quindi se avete gli emblemi su Gato può anche rinascere, fa un bel danno quando attacca, però attacca uno solo. Ma la cosa principale è proprio il fatto che l'eroe e gli alleati vicini sono immuni ai nuovi disturbi e quindi protegge sostanzialmente anche Cic. Quindi se utilizzate Cic e avete Gato, io utilizzerei anche Gato. Un altro eroe che prende tanto vantaggio in questo torneo è Ulmer.
Sia col costume sia senza costume, perché non è molto resistente, quindi non ve lo consiglio come prima scelta, ovviamente, però anche perché resiste veramente poco, però anche è vero che nel momento in cui lui parte, ed è molto probabile che parte in questo torneo, fa sfracelli. Perché la versione senza costume fa 116% di danno partendo da un danno tessera veramente elevato, come vedete, e in più abbassa la difesa a tutti, meno 34%, mentre invece la versione col costume fa un po' più di danni, però come vedete è un po' meno l'attacco, però fa più danni, e poi aumenta del 48% l'attacco di tutti gli alleati, quindi tutti gli alleati potenzialmente fanno molto più danno, quindi è un bell'eroe da utilizzare. Un altro eroe che può essere utilizzato, ma può essere utilizzato più che altro perché è un eroe che uno va a alzare quasi quasi sempre, ed è Nordri, che anche lui medio, però la differenza con Cic è che Cic attacca tutti, mentre invece Nordri attacca solo il bersaglio e i nemici vicini. Però anche è anche vero che gli abbassa del meno 54% la difesa da ghiaccio, quindi di conseguenza tutti gli altri eroi blu o le tessere blu, se andate in attacco, faranno più danno. Quindi di conseguenza è un eroe che normalmente uno alza, perché io personalmente, non avendo altri abbattitori di difese elementali, lo porto anche al titano, per dirvi, titano rosso. E quindi uno se lo trova alzato lo può utilizzare. Inoltre è un medio e quindi si velocizza, ha un bel po' di resistenza. Non proprio tantissimo, però difesa soprattutto un po' poca, diciamo, però salute è messo abbastanza bene. Ha un buon attacco, non esagerato, però fa comunque 245% di danni e, ripeto, abbassa del meno 54% la difesa contro i blu. Quindi di conseguenza i blu che attaccano dopo di lui fanno più danno. Ripeto, questo è un eroe che lo consiglio perché nella stragrande maggioranza dei casi l'ha già emblemato e l'ha anche spezzato qualcuno. Quindi questo torneo prende un po' di vigore anche in difesa e quindi può essere tranquillamente utilizzato, secondo me. E poi diciamo che i vantaggi dei blu sono finiti. Questi sono gli eroi interessantissimi tra i blu. E vi dico perché tra i blu. Perché onestamente, ragazzi, in questo torneo dichiara il tuo amore. Bella sta pubblicità, interessante. In questo torneo io, come farò alla fine, scegliete il migliore eroe che avete, al di là del colore. Se avete altri eroi di altri colori che vi possono dare un vantaggio, in questa modalità di torneo vi consiglio assolutamente di scartare l'idea. Cioè, potete anche scartare l'idea di utilizzare i tre blu centrali. Perché? Perché ci sono alcuni eroi che sono formidabili anche se c'è la possibilità di utilizzare il colore forte contro. Ve ne dico subito uno perché è uno di quelli più utilizzati e che vedrete assolutamente tantissimo in questo torneo è lui. Sudri. Nonostante sia rosso, nonostante i blu contro si possono utilizzare, lui che cosa fa? Infligge 120% di danni a tutti i nemici e infligge il 24% di danni aggiuntivi in ogni scudo fuoco sul campo di battaglia, fino a un 360% di massimi totali. Quindi, ragazzi, questo quando parte fa 120% di danno normale a tutti, però si potenzia, questo attacco si potenzia ogni volta che per ogni scudo rosso, ossia ogni tessera rossa che c'è sul campo di battaglia. Funziona come Friggio, come Odino e tanti altri eroi, fino a un massimo di 360% di danni. Quindi ragionate che lui po possa fare 360% di danni a tutti. A tutti. Quindi diventa devastantissimo un eroe del genere. Sì, effettivamente i verdi li devo togliere, però vabbè. Giustamente non ci sono i verdi, quindi non li potete utilizzare i verdi. Un altro eroe molto molto interessante per questo torneo è Vollermork. Perché Vollermork è qualcuno che genera demoni. Anche in questo caso è lento, anche in questo caso è abbastanza resistente, e anche se ci sono i blu, possibili blu da utilizzare, lui in questo torneo può dire assolutamente la sua, anche da centrale, anche da mediano o dove vi pare.
perché non ci sono eroi 3 stelle che possono togliere i demoni. E l'unico modo per togliere i demoni, lo sapete, sono due quando non ci sono gli antidemoni, e sono o creare servitori, così da spostare i demoni, e tra i 3 stelle non è che ce ne siano tantissimi che creano i servitori, oppure curarvi. E quindi vi costringe comunque a portarvi un curatore quando affrontate Voldemort, altrimenti i demoni non si tolgono. E per un lento che diventa molto rapido, in questo torneo è tanta, 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 tantissima roba. Poi abbiamo... Vabbè, andiamoli a girare un po' tutti, no? Perché quello super figo, ve lo dico dopo. Il botto finale, che c'è Arman, lo stesso, un eroe lento, tra l'altro combattente, abbastanza resistente, che infligge 130% di danni a tutti i nemici, e poi questi subiscono 92 danni da sabbia e ricevono il meno 50% di cure. Quindi tanta roba anche Arman da utilizzare in questo torneo. Un altro eroe che potrebbe diventare interessante è Bao Chan, perché lui è medio. Attacca e riduce il mana a tutti, anche se la riduzione di mana in questo torneo, ok, vi fa rallentare un pochino, un pelino, però dato che la rigenerazione è molto rapida, non è così tanto rottura di coglioni come quando la rigenerazione mana è normale, e in più velocizza anche gli alleati. Velocizza anche gli alleati. In questo caso, ripeto, non è tantissimo, però il 24% di rigenerazione mana in più vi fa comunque velocizzare i vostri eroi. Un altro eroe molto interessante potrebbe essere, e quelli là così così non ve li dico proprio, ragazzi, perché ci sono interessanti, potrebbero essere anche Eidu, Eidun, anche Fatina, però in questo caso non ve li consiglio onestamente. Anche il Girra potrebbe essere interessante, però non ve lo consiglio, perché sono eroi che comunque non danno fastidio tantissimissimo, cioè possono dar fastidio, però non tantissimissimo. Gian Girra uguale, cioè attacca tutti e li brucia, tanta roba. Kailani, molto interessante perché è l'alter ego di Gunnar praticamente, quindi in questo caso può essere meno utilizzabile di Gunnar. Se dovete scegliere tra Gunnar e Kailani, meglio Gunnar ovviamente, perché non ci sono i verdi, però anche Kailani in questo torneo può essere interessante, che è uguale praticamente, tutti gli alleati condividono i danni per 5 turni e aumentano la difesa, mentre col costume, come dire, non è proprio aggressivo come Gunnar, però... Tutti gli alleati condividono i danni per 5 turni, quindi rimane assolutamente un eroe che vi fa resistere molto di più. Però invece di aumentare la difesa, aumenta l'attacco col costume, e quindi gli alleati fanno molto più danno. Anche gli eroi assassini in questo torneo hanno un grossissimo vantaggio, perché un eroe come Maeve, che fa 260% di danni al bersaglio e ai nemici vicini, è tanta roba per essere un lento che diventa molto rapido, ed in più il bersaglio, quelli colpiti, ricevono un abbattimento di difesa, e oltre questo, per ogni iterazione, per ogni volta che parte, l'evocatore ottiene il 5% di rigenerazione mana e il 5 HP per ogni turno. Quindi è tantissima roba anche Maeve da utilizzare in questo torneo. Oberon, assolutamente no. Poi chi abbiamo? Abbiamo Sally, che ne stavo parlando prima. Anche lui è un eroe in questa modalità di guerra, può diventare devastante perché è un lento che diventa molto rapido, pure abbastanza resistente, come vedete, non tantissimo, però abbastanza resistente. Infligge 270% di danni al bersaglio, ma se il bersaglio ha degli alleati vicini, vengono colpiti anche loro. Quindi se sono 5 eroi dall'altro lato, lui farà 270% di danni a tutti. Funziona come il pollo di Pasqua.
Quindi considerate che l'attacco si propaga a tutti i nemici vicini a quelli colpiti, quindi se sono in 5 attacco in 5, quindi 270% di danni a tutti potenzialmente. E poi c'è l'eroe che io vi consiglio soprattutto e tutti, di mettere in difesa in questo torneo. Ed è lui. Al di là dei blu, al di là di qualunque altro colore, Treville in questo torneo è devastantissimo. Devastantissimo. Come vedete, ha abbastanza, se non molta, difesa salute. È un molto lento normalmente e in questo torneo diventa molto rapido. Che cosa fa? Infligge 250% danni a tutti i nemici, che non sono tantissimo considerato il danno tessera, che comunque è basso, però sono un botto di danno per un 3 stelle, assolutamente. Tutti i nemici ricevono meno 54% di attacco, quindi tutti i nemici fanno metà, meno della metà del danno che dovrebbero fare normalmente. Tutti i nemici ricevono meno 56% di difesa, quindi tutti i nemici subiscono più del doppio del danno che dovrebbero subire. Inoltre, tutti i nemici ricevono il meno 44% di rigenerazione mana, meno 44%. Quindi tutti i nemici non si rigenerano più, praticamente. Cioè il mana è quasi la metà in meno del mana. Quindi Treville, nel momento in cui parte, avete praticamente vinto Jailride. È una sorta di Alfrique 3 stelle. Alfrique, vabbè, è un po' più devastante, devo dire la verità. Però è anche vero che Alfrique non è detto che colpisce tutte e 5, mentre invece lui colpisce tutte e 5. Gli abbassa l'attacco, gli abbassa la difesa, gli abbassa la rigenerazione mana e fa danno. Devastantissimo. Lo vedrete praticamente in qualunque tipologia di difesa. A meno che l'avversario ce l'abbia, ovviamente, ci saranno pure quelli che non hanno ancora beccato. E quindi di conseguenza non l'avranno. Ma tutto il resto, Treville in difesa. E lo vedrete molto, moltissimo come centrale. Quindi aspettatevi tutte le difese così e iniziate a organizzarvi per poterlo affrontare. Perché lo affronterete sicuramente in difesa. Troverete anche gente, molta gente, che ne avrà più di uno e lo metterà in difesa. Al di là del colore, perché in questo torneo, ripeto, è importante sì il colore, ma fino a un certo punto. Perché quando avete eroi come lui, ragazzi, non c'è nessun blu che possa tenere. Nessuno, nessuno, assolutamente. Ciao Pimpi, buona domenica anche a te. Il botto finale ti ha fatto usare l'Ether. Sì, ho spezzato un eroe, il mio primo eroe. E che è lui, tra l'altro, giusto per dirvi. Giusto per dirvi. Comunque, giusto per curiosità, andiamo a vedere, vi faccio vedere. Vi faccio vedere l'ultimo torneo. Però l'ultimo torneo Raid è stato fatto il 18 luglio dell'anno scorso, ovviamente. E faccio vedere un po' che difese c'erano. Vi ripeto che queste difese qua sono le difese dei primi 10 classificati. Perché non me lo... Ah, non ci posso cliccare sopra. Come ingrandisco? C'è qualcosa per ingrandire? Almeno così si vede un po' di più. Queste sono le difese dei primi 10... dei primi 10 classificati dell'ultimo torneo che è stato fatto, come ho detto, il 18 luglio 2021. Quindi non sono le migliori difese del torneo, lo ripeto sempre ogni volta per evitare fraintendimenti, non sono le migliori difese dello scorso torneo, uguale a questo, eh? Cioè qua si parla di
tornei 3 stelle con attacco lampo senza i verdi. Senza i verdi. Quindi sono la stessa identica modalità di torneo. Queste sono le difese, però, ripeto, dei primi 10 classificati, non delle migliori 10 difese. Sono i primi 10 classificati, quindi gente che ha fatto magari punti in attacco, però in difesa poteva avere C. Per esempio io, l'ultimo torneo, sono arrivato nella top 1%, perdendo 3, solo 3 raid in attacco, però avevo la difesa C. Comunque sono arrivato al top 1. Top 1% ovviamente, non primo in classifica, non so che cazzo, cavolo di posizione era, ma era nei primi 1000 o giù di lì. Quindi considerate sempre questo fattore qua. Come vedete, nella stragrande maggioranza dei casi, vediamo Gunnar come centrale, vediamo Sudri, come già vi ho anticipato, che va per la maggiore. Qualcuno ha tentato anche di mettere Ulmer, Cheek anche, lo vedete praticamente in ogni difesa. Gunnar centrale, Ulmer, Gunnar, Gunnar. Quindi Gunnar, Gunnar, Sudri. E quindi questi sono. C'è un Karil buttato lì, c'è un Gilra che hanno tentato di utilizzare Gilra perché comunque un lento che abbassa l'attacco e la difesa a tutti, comunque è un buon vantaggio. Qualcuno ha tentato di utilizzare Hawkmoon per aumentarsi l'attacco, il danno che fa. Però in linea di massima sono questi. C'è un Baoshan buttato lì, un Baldazar, un Balen buttato lì. Come vedete, la maggior parte comunque hanno dei blu o addirittura mono blu in difesa, proprio perché non essendoci verdi hanno quel vantaggio lì. Però questa cosa qui la dovete prendere con le pinze, molte pinze. Perché? Perché Treville a quei tempi ancora non c'era. Ancora non c'era. Perché Treville l'hanno inserito a dicembre di quest'anno nell'evento Festival delle Sfide. E Fudo prima mi chiedeva da che chiamata esce. Esce dalla sfida mensile, che ormai è diventata una sfida mensile fissa, ciclica. Festival delle Sfide. Da lì esce. E l'hanno fatta mese scorso, quindi ora se ne parlerà fra 3-4 mesi di riprendere la chiamata, di ripetere la chiamata. Ciao, che ne pensi di Bertulf in posizione 1 di difesa, emblemata e spezzato? Ti faccio notare una cosa su Bertulf, infatti non l'ho nominato. Perché non l'ho nominato? Perché Bertulf potrebbe essere interessante, perché comunque un medio che si velocizza è tanta roba, però c'è da calcolare una cosa, che tutti gli alleati ottengono, cioè la sua speciale nella fattispecie, che cosa fa? Tutti gli alleati ottengono il 100% di attacco normale. Normale per 4 turni, e questo effetto può essere attivo insieme ad altri effetti che alterano l'attacco in generale. Gli attacchi normali possono avere un aumento massimo del totale del 160%. Che cosa vuol dire attacco normale? Che non è l'attacco degli eroi di base, ma l'attacco normale è semplicemente quando si utilizza in attacco, sono le tessere che lanciate. Quello è l'attacco normale, perché ci sono due tipi di attacco negli eroi. L'attacco normale, che sarebbe, ripeto, se utilizzate voi l'eroe e quando lanciate le tessere fate l'attacco normale, e poi c'è l'attacco speciale, ossia la speciale che va a lanciare l'eroe. Mentre invece in difesa l'attacco normale sarebbe l'attacco che vi fa l'eroe allo scadere dei turni che sta scritto sotto l'eroe stesso. E non l'attacco di quando si carica la barra mana, che quello è l'attacco speciale. Quindi un eroe del genere in difesa vi può dare sì un vantaggio, ma è un vantaggio minimo, ai minimi termini. Per farvi capire, vado a fare un raid, così almeno ce la prendiamo con comodo. Chiamata Festival Fudo. Ah, ok, sì. Quello.
fare un ride. Oggi non c'è manco il torneo interno, quindi. Aspetta, invece di vendicarmi, voglio farlo proprio così. Giusto per farvi capire la differenza tra le due cose. Ci posso andare di blu contro questo? Madonna, 5100. Sono di verdi, dai. Vabbè, è perso, però. Ci tentiamo. Allora, come vedete, 1, 3, 2, 3, 4. Questi sono i turni tra quanto tempo, tra quanti turni, l'eroe farà l'attacco normale. Tra un turno, Morel mi farà l'attacco normale. Quindi, andiamo a vedere. Questo è l'attacco normale. Quando poi si caricherà la barra di mana, farà l'attacco speciale l'eroe. Queste sono le differenze tra i due sostanzialmente attacchi. Mentre invece in attacco le cose cambiano. Quando si caricherà la barra a mano, farà sempre l'attacco speciale. Mentre invece per l'attacco normale sono le tessere che andiamo a lanciare. Questo, che ha fatto 266 in questo caso di danno. Beartwulf, quello che va ad aumentare solo l'attacco normale dell'eroe. Quindi magari con attivo Beartwulf attaccava Morel, invece di farmi 166 che mi ha fatto, mi faceva il doppio, 320, 100% in più. Ma questo è l'attacco che va ad aumentare. Quindi per altri turni o quando viene lanciata la speciale, lui non farà nulla. Andiamo a perdere un secondo sto raid velocemente. Già è perso perché già sta partendo Frida. No, Frida, come si chiama? Frigg, Frida. Dato che non è uscito Frida. No, se parte Morel dopo sono già morto. Però con tre tessere potrebbe pure morire lui. E invece no. Cioè. Ma no, 1600 c'aveva di difesa. Vabbè, uno però me lo porto con me, dai. Ok. Va bene, persa così, va bene così. Era giusto per farvi capire. Quindi, tornando alla tua domanda, Michele Grassi, Beartwulf. Potresti utilizzarlo, ma vai a sfruttare semplicemente un vantaggio minimo, o meglio, la resistenza e l'aumento dell'attacco normale. Perché vi ricordo che l'attacco normale va a turni, ma se si carica la speciale, parte comunque prima la speciale. Quella speciale non viene influenzata al più 100% di attacco. Quindi di conseguenza, Beartwulf è più un eroe da utilizzare in attacco, perché così aumentate il danno che fa le tessere, e soprattutto va utilizzato col titano. È un super potenziatore, come quasi tutti i super potenziatori, vanno utilizzati solo ed esclusivamente col titano, secondo me. Poi in difesa, se non hai eroi migliori di lui, e soprattutto in questo torneo, vuoi utilizzarlo perché si velocizza, allora sì, potresti utilizzarlo. E se ti devo dare un consiglio, sicuramente va posizionato in posizione 1, in modo tale da velocizzare, cioè o meglio, da aumentare almeno l'attacco normale di tutti quelli che partono dopo di lui nello stesso turno. Quindi sì. Può essere utilizzato anche come. Cioè, può essere utilizzato in posizione 1. Però, se te lo devo consigliare, non te lo consiglio. Preferirei anche un Arman, una Dawa, anche un Bane. Per me, secondo me. Allora, mio torneo. La mia difesa ci sarà lui centrale sicuramente. Anche io, tra l'altro, ho Beartwulf comunque emblemato. Però in questo torneo assolutamente no. Cioè, a questo punto porto Poppy, a questo punto Kehlani. La posizione 1 è questa. Si contano da sinistra verso destra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E lo potresti metterlo in difesa in questo torneo. Perché essendo blu, non essendoci verdi, potresti anche metterlo. Però lo sapete che io non sono fan dei curatori in difesa, non è che mi piacciono moltissimo. Quindi valutate. Se
se proprio vi conviene. Io ho addirittura altri due eroi che sono Vollermork e Sudri che vorrei utilizzare in questo torneo, quindi sarò molto predisposto ai blu. I verdi ovviamente non li posso utilizzare perché non posso. Ok, li chiamavo da sinistra verso destra. Sì, ma normalmente pure io faccio così, però per conoscenza la posizione 1 è questa, la 2 a fianco, 3, 4 e 5. Poi tra l'altro ora che hanno cambiato pure le possibili formazioni diventa un po' incasinato ragionare su quello, però si chiamano così per standard, diciamo così. Vorrei mettere quasi Kailani e poi ci metto un blu. Vediamo un po', viola però se c'è qualcun altro, un Bjorn non mi interessa. Ci vorrei mettere un altro giallo. Moselli era importante, vedi? Selli l'avrei messo senza pensarci a sto giro. Però ce l'ho basso, lo dovrei maxare per domani. Me la rischio troppo. Selli era importante. Però vabbè, a questo punto ci metto Gunnar. Me la gioco sia con Gunnar che con Kailani. Perché? In modo tale che questi due avranno sempre la condivisione dei danni. E la posso portare per le lunghe, perché a me mi interessa per le lunghe. Perché Sudri se parte più volte li massacra. Voldemort se va per le lunghe comunque li colpisce e gli fa danno. Potrei pure rischiarmela così. Altrimenti alternative avrei Ulmer, ma non è il caso. Gialli, detto, Sally potrei alzare. Oppure devo mettere Poppy. Ciao Vega, grazie per essere passato e buona domenica anche a te. Vediamo un po', perché non mi piace il fatto che ci sono tre praticamente che non attaccano. Solo quello che non mi convince. Però il giallo ce lo devo mettere vicino a Trevli perché tanto verranno di gialli se vogliono venire di colori. E a questo punto metto una Kailani che se parte. Però potrei mettere Kailani senza il costume. Perché tanto Kailani mi fa la stessa identica cosa. Potrei fare un Kailani senza costume. Cioè col costume, scusate. E metterla qui. Perché lei mi aumenta l'attacco di tutti e quindi di conseguenza un Treville che parte, un Sudri che parte dopo di lei comunque fanno molto più danno, mentre invece Gunnar mi condivide sempre i danni però mi aumenta la difesa, così almeno faccio due cose diverse. Passeggiata al Poetto, che posto è il Poetto? Io non lo conosco. Potrei andare così, ragazzi. Io forse a sto torneo andrò così. L'unico mio dubbio è se ho voglia di alzarmi anche Sally. Che se alzassi Sally, probabilmente toglierei Gunnar. O addirittura toglierei Kailani. Non lo so. Una delle due. Per il momento lasciamo così, poi ci penso. Perché non ho gli eroi, secondo me, non ce la faccio con gli eroi. Quante ne ho qua dentro? 113, ne ho pochi. Il cibo, vabbè, lo recupero, ma là non ce la faccio. Secondo me non ce la faccio, però vabbè. Ok, ragazzi, se avete postato le squadre su Telegram, andiamo a vedere le squadre vostre, vediamo un po' come avete organizzato le cose. Allora, sì, Pimpi. Ha sbagliato la posizione di Treville. Treville, secondo me, in questo torneo, sempre centrale. Sempre centrale. Poi, se ci vuoi mettere un giallo, ce lo mette a fianco. Ma Bertulf, come ho detto prima, è solo giusto per contenere i danni, cioè nel senso che per resistere un po' di più. Ma anche se parte, Bertulf non vi crea tanti fastidi. Va bene anche la vicinanza di Gato e Cheek. Va bene, però centrale ci metterei Treville, metterei Nordri a sinistra a questo punto. Metterei Nordri a sinistra, Bertulf in questo caso. Oppure,
No, no, per forza Beartooth, Treville, poi Gato e Cic. Ma non lo so, Beartooth io non lo metterei. Fammi vedere chi cavolo c'hai. Beh, a questo punto potresti anche usare Cavasir, che dà un bel po' fastidio. O addirittura Kailani, come ho fatto io. A questo punto potresti andare anche con Kailani, Kavasir e Treville centrale, però ci sono tre che non, cioè, sono due che non attaccano, poi dovresti mettere due che attaccano e perderesti Gato Cic, quindi no. In linea di massima non lo farei, farei a questo punto Nordri, Kvasir, Treville, Gato Cic. Farei così. Viola non li guardo manco perché tanto non è. Voglio vedere blu se c'è qualcun altro. Ma dubito. Potresti anche tu sfruttare Gunnar, ma dipende uno come vuole giocare. Panto. Panto, anche nel tuo caso, stessa identica cosa. Treville centrale. Treville centrale. Io toglierei Gato a sto punto, guarda. Toglierei Gato e me la giocherei con Treville e pure Kailani potresti sfruttare. Treville con Kailani vicino. Poi metterei di qua Nordri. Questo quasi viene come la mia difesa. Ma dei blu chi c'hai? Non so se è proprio il massimo come la mia, eh. Perché ho detto a me non mi piacciono. Non mi piace il fatto che ci sono pochi che attaccano. Quindi non mi convince tantissimissimo. Non mi convince. Quindi mettiamo che metti Treville centrale. A fianco di Treville a questo punto mettici Bane invece di Kailani. Gioca con Nordri. Allora facciamo Nordri, Bane, Treville, Gato, no, non va bene nemmeno così, non mi piace. Chi mi ha copiato il nome? In che senso? Chi è che l'ha copiato il nome? Ma questo è Mary, non è Panto. Cavolo, ho sbagliato, scusami. Non so perché ho detto, ah, perché ho letto Panto qua sotto. Allora, a me personalmente Michele, il curatore in difesa non mi piace tantissimo, non mi piace. Per il semplice fatto che se lo sfrutti lo puoi sfruttare a tuo vantaggio per chi ti attacca. Cioè, nel senso che soprattutto in queste guerre molto rapide, io se non ho un avversario con cui colpire, lo uso, per esempio Frosty nel tuo caso, lo uso come sacco da box, perché Frostri ok mi cura, però io se colpisco solo lui non è che gli altri non li cura, perché il vantaggio grosso dei curatori in difesa sono quelli che curano oltre gli HP massimi o al massimo quelli che curano per turno, però a me non è che piacciono molto, ti dico la verità. Io quando li affronto incontro e li becco in difesa, per me non mi danno tanto fastidio, anche perché so che quello cura, quindi so che quando farlo partire, quindi lo gestisco io praticamente. Poi è normale, se non hai teste, non hai possibilità, ti parte, amen, non ci puoi fare molto. Però sì, anche mediano, anche esterno, io lo vado a colpire a quel punto. Se non ho tessere del colore che mi servono, io le butto sul curatore. È come se mi dessi un piccolo vantaggio. Io posso capire un Emidal o un Grevle ragionando di 3 stelle che curano oltre gli HP massimi e quindi quello mi dà fastidio. Ma un curatore standard e io colpisco solo lui, gli altri sono già carichi e quindi di conseguenza anche se lui parte non mi crea fastidio. Su supporto, Panto.
Quindi per me io non lo consiglio, però è anche vero che soprattutto se hai pochi eroi blu e non ne hai altri in questo torneo potresti utilizzarlo, perché non essendoci verdi potresti avere quel vantaggio lì che non te lo buttano facilmente a terra. Poi dipende ovviamente da uno come vuole giocare, come si sente più sicuro, soprattutto in difesa, ragazzi, vi ripeto sempre che la difesa comunque è... cioè, chi vi attacca è casuale, quindi non sapete né come vi attacca né come è un'idea che voi avete, e poi cioè, ci sono le probabilità che succeda quella cosa lì, e vi può dare un vantaggio. Ma se vi sentite più sicuri ad utilizzare un curatore, utilizzate il curatore. E in questo caso Frostry, soprattutto se non hai altri blu, potrebbe essere tranquillamente utilizzato. Sia come mediano sia come esterno. Allora, scusami, Stella, non avevo visto che eri tu. Ti ho chiamato Fanto, però vabbè. Dettagli, dettagli. Allora, dicevo, per me Treville sempre centrale. A fianco Treville ci metterei qualcuno che comunque, che utilizzando Gunnar, non utilizzerei i Kailani. Come ho fatto io, non lo farei. Cioè, io ho fatto, però non lo farei. Per il semplice motivo che non... mi piace molto, onestamente, troppa gente che non attacca, quindi ti farei utilizzare Bane, perché io molto spesso faccio i test per vedere un po' come vanno le cose, e in questo caso io ti farei utilizzare Bane. Però è anche vero che tu, i blu che potresti sostituire a Gunnar, non ne hai, perché Gato già è poco resistente, mettere un Ulmer e un Jarvur, che sono anche loro poco resistenti, non mi sembra una scelta molto saggia. Quindi direi Treville Bane centrale, a fianco gli devi mettere per forza Gato, altrimenti de devi perdere il fatto che Gato dà immunità ai vicini. E potresti giocare in questo modo, potresti giocare con Treville Bene, a questo punto lo mettiamo da quest'altro lato. Tanto non cambia niente. Bane. E ci metterei Gato a questo punto qua. Mentre da quest'altro lato metterei Gunnar e Nordri. Quindi farei Nordri, Gunnar, Treville, Bane e Gato. E in questo modo però perdi l'immunità a uno dei due vicini. Però secondo me è un po' più protetto Gato, e Gunnar vicino Treville ti fa durare molto di più, secondo me. Io almeno la farei così. Poi se vuoi rischiartela come ho fatto io, a posto di Bane ci mette anche Kailani, rallenta di brutto la tua difesa, cioè o meglio rallenta, è meno offensiva di brutto la tua difesa, però ti potrebbe far resistere molto di più e durare molto di più. Ok, Roccius, partiamo con Roccius, Roccius, Roccius. Anche te in questo caso, purtroppo ragazzi, ok che i tre blu centrali, ma avendo Treville in una modalità molto rapida, io preferisco assolutamente Treville centrale. In questo caso addirittura c'è pure Sally, emblemato e spezzato addirittura pure, spezziamoli tutti ormai. E anche Sudri. E anche Maeve c'hai. Guarda, se vuoi la mia, io proverei in questo modo. Proverei prima di tutto Treville centrale. A fianco di Treville ci metterei Sally. A fianco di Sally ci metterei Maeve. Soggetti gialli, ma mi interesserebbe poco. Poi dall'altro lato ci metterei onestamente tra Gunnar e Nordri. Io quasi andrei di Nordri, come se non ci fosse un domani tutto l'attacco. Ed infine ci metterei Sudri. Giocherei così io. Ripeto, anche se non me la ricordo. Maeve, Sally, Treville, Nordri e Sudri. Andrei così nel tuo caso, vedendo i tuoi eroi così al volo.
Argore ha detto che più giù è ripostato, quindi ok. Abbiamo Christian. Va benissimo Travel centrale, però ci metterei un giallo vicino. E invertirei ovviamente questi due, assolutamente. Ho capito che è più resistente Cic rispetto a Gato, però se proprio non, cioè, metterei prima Gato, assolutamente qua. Però non ho visto se hai postato altro o no, ah, quindi mi baso solo su questi. Albero centrale, Treville centrale, allora giocherei da qua, da sinistra verso destra, metterei a questo punto Cic, Gato, Treville, il giallo Bertulf e Frostly, però si deve invertire il tutto, ragazzi, qua si deve invertire il tutto, quindi Frostly, Frosty, Bertulf, Treville, Gato e Cic. Perché comunque il 100% che vi dà in più Bertulf è meglio averlo a sinistra. Così li dà a tutti gli altri poi. Abbiamo Silvia. Se non hai l'alberello Argor, i blu che puoi mettere centrali sono quelli che ti ho detto. Potresti anche, se hai Sudri, potresti anche rischiartela con Sudri centrale, guarda, ti dico. Però dipende da come ti senti tu, perché Sudri è un po' meno devastante rispetto a Treville per il semplice motivo che è molto meno resistente e la sua speciale è in base alle tessere rosse che stanno sul campo di battaglia. Certamente non ti verranno mai di rossi se tu metti blu pure. E quindi di conseguenza Sudri da una parte forse è meglio metterlo laterale, proprio per sfruttare questa cosa qui. Perché se tu metti il blu centrale non ti verranno mai di rosse e quindi di conseguenza non lanceranno le tessere rosse e quindi di conseguenza Sudri ha più possibilità di fare male. Però volendo si poteva anche rischiare di metterlo centrale. Beh, secondo me l'ultima scelta. Allora Silvia. Silvia, sì, allora metterei Gunner centrale, lo metterei col costume. Scusami, senza costume. Gunner centrale, senza costume. Nordri spaccato, spezzato a sinistra. Nordri normale a destra. Tra Ed e Candy farei l'inverso. No, farei la stessa cosa, non cambia niente perché Nordri abbassa solo la difesa, solo ai blu. Quindi va bene anche così. Quindi ripeto, Candy, Nordri spezzato, Gunnar, Nordri non spezzato ed Ed. Se non hai alternative, ovviamente. Quando è così, ragazzi, spostatemi anche le alternative così almeno riesco. Però se pensate che già sia la migliore così, invertirei, metterei Gunnar centrale perché così ti fa resistere un po' di più. Se hai Maeve, metti Maeve al posto di Ed, senza nemmeno pensarci. Ragazzi, tutti gli eroi lenti in questo torneo sono comunque superiori agli altri. E in questo torneo, vi ripeto, anche un Sudri, che io normalmente i rossi, in questo torneo, quando non c'è il verde, i rossi non ve li farei mai mettere perché sono molto soggetti ai blu. Però in questa tipologia di tornei alcuni eroi rossi sono veramente devastanti come Sudri e quindi io lo metterei. Ma anche un Vollermork per dire. Triss ho messo Vollermork, Bjorn, Gunnar, Harman e Sudri. Sì, va bene. Va bene. Perché così eviti di farti venire con i blu. Perché comunque c'è Gunner. Vabbè, onestamente ti verranno comunque di blu con Gunner. Però cioè, è sempre più resistente rispetto a un Sudri o a un Vollermork centrale. Non metterei né Armar né Bjorn centrale. Quindi va benissimo Gunner. Con la speranza che lui parte e così ti faccia resistere un po' di più. Non c'è nessun vantaggio a mettere destra e sinistra gli eroi così come stanno, perché tanto non cambia niente. Siamo ad Argor.
Argor. Allora, ti dico, più o meno va bene, cioè nel senso che come colori, ragionando solo di colori, sarei soggetto ai blu, quindi dovrei metterlo in conto come sono soggetto io ai blu con la mia squadra. Dipende quanta è la differenza tra Maeve e Ed, Yolanda. Se è poca la differenza, io metterei comunque Maeve, perché Ed comunque attacca uno solo. Mentre Maeve fa un bel po' di danno a due. Se invece è molta la differenza, allora sì. Se resiste di più Ed, lascia Ed ovviamente. Ah, e anche Kha'Zix. Posto di Candy metterei Kha'Zix, eh? Sicuramente. Gli altri blu no, vanno bene quelli che c'hai. Potessi mettere Chic a posto di un Nordri. Però non avendo Gato perderesti poi successivamente l'attacco. A questo punto lascia Nordri. Però qua metterei Kha'Zix. E qua Maeve se ovviamente, ripeto, se ovviamente è un po' più alto. Ah, sì, questi blu qua comunque resistono di più Argor. Però aspetta, facciamo un po' un casino. Se no, creiamo confusione. Avevo il dubbio, infatti, ma più che altro perché Candy questo non è che ti dà tanto vantaggio. Eh sì, Fudo, come vuoi tu. Quelli che mi fai vedere, su quelli ragiono. Attimo che accendo il forno. Allora, eccomi. No, 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 metti sempre per l'elemento, Fudo. La potenza serve a ben poco. No, senza di ben poco, non serve a nulla. Secondo me. Comunque, Yolanda, ok? Abbiamo finito con Yolanda, giusto? Kha'Zix qua, poi se Maeve è poca la differenza, metterei Maeve, altrimenti lascia Ed, e metterei Gunnar centrale, invertirei Gunnar centrale col costume Gunnar, e Nordri a sinistra, mediano sinistro. Argor, dicevo, i blu che hai messo sono i migliori che c'hai, quindi va bene così. Io tra Chic e Nordri, Chic è emblemato, quindi Chic va più che bene. Va più che bene. Qua ti dicevo, devi ragionare che sei soggetto, molto soggetto ai blu, ovviamente. Quindi lo devi mettere in conto. Se a te te ne frega poco, la difesa va bene anche così. Comunque, oltre ai blu, tu sei molto soggetto anche ai gialli e viola. Questa non è la mia ideale formazione. Ci metterei comunque un giallo e un viola. Però, se tu ti senti più sicuro così, prova ad andare così. Perché dai più possibilità a giallo e viola. Però, ripeto, in questo torneo i colori lasciano il tempo che trovano, vi dico già. Perché essendo tutti molto rapidi, c'è poco margine di trattativa, diciamo così. Quindi può andare bene anche così, onestamente.
Però se sei soggetto non solo ai blu, che se è molto soggetto ai blu, sei soggetto anche ai gialli e viola. Per questo io preferisco sempre giallo e viola laterale. Però io in questo caso andrei così, cioè con Vollemort e Sudri non credo che tu abbia viola o gialli superiori, onestamente. Arriviamo a Panto, finalmente, il vero Panto. Sì, allora, Trevi non lo puoi sostituire con nessuno, mettere un altro viola non ti conviene. A questo punto sì, mettere due gialli. I due gialli che hai messo, Kha'Zix e Armand, non sono affatto male. Non sono affatto male. E poi i laterali, Nordri e Sudri, possono pure andare. Vollemort non l'hai alzato, però. Blu, Avrestigato, Frostly, Urmer. Ma non ti danno nessun vantaggio in più. Non c'hai Gunnar a quanto vedo. Ok. No, può andare. Per me può andare come difesa. Assolutamente. Anche perché Treville e Armand là in mezzo, se non hanno tessere, è difficile. Se ti vengono di gialli contro Treville avranno il problema di Armand. Se ti vengono di viola, che è molto più semplice, però con Treville viola ci penserei più di una volta. Ci verrei praticamente di rossi contro di te, però uno vale l'altro. Ciao Argor, buona domenica anche a te. Non ti preoccupare, Fudo, aspetto. Manda, manda. Li vedremo in diretta quando arrivano. Quando arrivano, sì, arrivano. Allora, toolbox abbiamo già visto, quindi non c'è niente di particolare. Abbiamo visto che maggior parte è blu, però ripeto, questo qua è veramente da prendere con le pinze perché. Purtroppo non c'era Treville ai tempi, non c'erano manco gli assassini, quindi questi erano, quindi andava più che bene. Questo per esempio 17 ore fa ha messo questa formazione qua. È già è nettamente migliore, sono sempre gli eroi che comunque ne abbiamo già detto e parlato. Vabbè. Va bene. La fai Fudo? Ce la fai? Che vi mangiate oggi, ragazzi? Che vi mangiate? Io ho le lasagne. Treville più mediano o sbaglio? In che senso? Ah, nel senso che questi come li mettono? Vabbè, ma sono scelte che uno fa. Io per me Treville sempre centrale. Ma rispetto anche a Gunnar. Gunnar ti fa resistere di più. Però, boh. Treville se parte avete vinto il raid praticamente. Secondo me. Quindi Gunnar se parte vi fa resistere di più, ok, però non vi crea vantaggio. Poi ricordatevi che Gunnar è rimovibile, cioè nel senso che basta che vi portate qualcuno che toglie le magie benefiche e l'avete rimosso del tutto. Treville, ok, vi dovete portare qualcuno che toglie le abilità ai malus, ai vostri. È anche vero che può essere rimosso, però vi fa pure danno. Ravioli a pollo. Ma cosa vi la domenica a forno si fanno le cose? Cioè, base. Solo spine di maiale.
No, ragazzi, ma che cavolo mi mangiate? Cioè, la domenica si mangia lasagne, cannelloni, pasta al forno, queste cose qui si mangiano la domenica. Ok, Fudo, eccoci qua. Allora, no, se tu metti blu centrale, io ci metterei l'altro blu vicino, perché non essendoci verdi, vai così, onestamente, andrei così. Con Gunnar è vicino Karil, Kailani, forse è qui, Baldazar e Bane, se vuoi andare così. Rossi presumo che tu non abbia migliori di questi che c'è, che hai messo, quindi i rossi li escluderei. I rossi metterei solo Vollermork e Baushan e Sudri, gli unici tre che metterei i rossi, gli altri non metterei nessun altro, onestamente. Quindi farei Baldazar qui, Kailani, Gunnar, Karil e Bane. Sì, Kailani e Gunnar, mettili. Sì, Gunnar senza costume e Kailani col costume. Va bene così. Se invertiamo il tutto, recuperiamo Baldazar, però no, non va bene. Eh no, per forza va bene così. Quindi ripeto, Baldazar, Kailani, Gunnar, Karil e Bane. Fare così. Ok, ragazzi, ho risposto a tutti, vero? Ce l'ho fatta? Direi di sì. Direi assolutamente di sì. Andiamo a fare un'altra mappa in automatico. Vediamo se riusciamo a fare la 9 in automatico. Anche se dubito. E poi andiamo a mangiare. Ma non è meglio Kailani prima di Balta? Sì, in realtà sì, potrebbe essere così, però Baldazar dura veramente poco in questo torneo, quindi io preferisco far partire, cioè mettere in mediana Kailani in modo tale che parta e quindi fa resistere tutto. Ma in linea di massima sì, sarebbe da mettere prima Kailani e poi Baldazar, perché così potenzia l'attacco anche a Baldazar, ok? Però io preferisco perdere l'attacco di Baldazar, o meglio il potenziamento dell'attacco di Baldazar, perché tanto attacca uno solo, e nella stragrande maggioranza dei casi l'attacco di Baldazar comunque già lo secca l'avversario essendo tutti 3 stelle o quasi, quindi con un potenziamento sì, fa più danno, però l'eroe se è morto muore comunque, cioè non è che cambia più di quello. Però resiste un po' di più Kailani e quando parte ti fa ancora resistere di più rispetto a Baldazar. Quindi per questo ho fatto questa scelta qua. Era da invertire probabilmente Bane e Baldazar, perché Baldazar fa un po' più di danno quando parte, però non puoi mettere due gialli vicino. E quindi lascerei così. No, Jhangir è lento e quindi in questo torneo ha un vantaggio, però non resiste molto. Tu ricordati che andando di rossi comunque sei soggetto ai blu. E quindi Jhangir già resiste poco, poi se ci vengono anche di blu te lo seccano immediatamente. Ripeto, per me in questo torneo metterei Sudri, Baushan e Vollermork, basta. Che danno dei grossissimi vantaggi, secondo me. Ok, ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, mi invito come sempre a seguirci in diretta su Twitch, che per Empire & Puzzle siamo in diretta tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 19 alle 21 e tutte le domeniche mattina dalle 11 alle 13. Vi
Poi, se volete seguirci, soprattutto voi che seguite solo Impara in Puzzle, però volete seguirci anche su altri giochi, cazzeggiamo su altri giochi, ragazzi, siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21, quindi quando volete venite sul canale Twitch, siamo assolutamente lì. Per chi invece non ci segue ancora sul canale Telegram, per Impara in Puzzle abbiamo il canale Telegram che si chiama Impara in Puzzle Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, che potete trovare cercando chiocciola Empires trattino basso Antioch, oppure quello generale che è Antioch TV, quindi basta cercare chiocciola Antioch TV e ci trovate su Telegram. Poi ci sono tutti altri mille canali, siamo su YouTube e quant'altro, quindi ragazzi seguiteci, 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 che più siamo meglio è, ragazzi, più siamo meglio è. Vi ringrazio a voi che siete stati con me anche oggi in chat e vi do appuntamento alle ore 17, ragazzi, alle ore 17 che giochiamo a far, giusto? Far si chiama. Vediamo, forse lo finiamo pure oggi. Vediamo, vediamo. Appuntamento alle ore 17. Per tutti gli altri, ragazzi, alla prossima. Vi ringrazio di essere stati con me. Siete stati molti, tantissimi, quindi vi ringrazio ancora. Buona domenica, buon proseguimento di giornata e buon pranzo soprattutto. Buon pranzo. Ciao ragazzi, ciao.